decisione vergognosa nei confronti di un medico come me, che è iscritto all'ordine da 51 anni, al quale è stata data una medaglia per i 50 anni di iscrizione all'ordine, senza avermi mai detto niente. Io da 40 anni mi occupo di vaccinazioni come medico legale, in particolare di danni da vaccinazione. Non solo, ho contribuito a fondare l'Associazione Medicina Democratica, che a sua volta si occupa di danni da vaccinazione, per cui mi sembra proprio una situazione vergognosa e determinata probabilmente da pressioni del Ministero, dato che questi stanno cercando di far passare 12 vaccinazioni obbligatorie. Non lo dico solo io, ma lo dicono tantissimi scienziati ben più seri di me, perché io sono solo un medico legale, e comunque proprio come medico legale ho imparato che il rischio maggiore di danni da vaccinazione è il fatto che la gente, ritenendo che le vaccinazioni siano obbligatorie, il ragionamento è: se sono obbligatorie non possono far male. Il ragionamento di persone semplici, indubbiamente, però i danni riguardano persone che hanno fatto questo ragionamento. Per cui io sono assolutamente contrario a qualunque vaccinazione obbligatoria. Poi le vaccinazioni, anche per me, sono un atto sanitario importante che indubbiamente ha migliorato la vita per moltissime popolazioni, specialmente in Africa, in paesi del terzo mondo, eccetera, eccetera. In Italia la situazione è abbastanza diversa, come del resto in Europa, però non si trova in Europa nessun paese che abbia 12 vaccinazioni obbligatorie. Se si entra nel merito, le multe spropositate, cioè veramente, io non so come definirla una cosa del genere, se non un vero e proprio pataracchio che non risolverà niente. Io farò di tutto perché un decreto del genere non venga abrogato, non passi in Parlamento. Spero che il buon senso dei parlamentari e dei senatori prevalga. Qui evidentemente ci sono delle pressioni molto forti. La gente deve ribellarsi e vietare, impedire in tutti i modi una cosa del genere. Lei farà ricorso comunque anche per la sua situazione? Naturale, beh, ci mancherebbe altro. Sono arrivato alla mia età, capisce? E a questo punto io dovrei accettare un'umiliazione simile, ma per me è una vergogna, è la cosa peggiore che potesse capitarmi. Secondo me l'unico fatto positivo di questa cosa che mi ha colpito è che nessuno potrà più dire: non sapevo che i vaccini potessero essere pericolosi.